Si mangiano? Questi li mangio, sono buoni un bel po'. Mi faccio la foto e la metto sulla tomba. Fai intervista, Osman, fai intervista. Facciamo un'intervista all'animale di Arabi. Posso fare la barca? Oh, risponde. Ha risposto che sta bene, che c'è molto caldo. Andiamo avanti, dai. Tutto a posto. Anche il presidente con noi, facciamo un'intervista. Buongiorno. Con il presidente. Buongiorno. Dai, io faccio. Eccolo qua. Siamo in centro di Doha. Qua, sembra Havana un po'. Presidente delle squadre che stava facendo un giro. E che ne pensa, presidente, domani la partita contro l'Iran? Cos'è l'Iran? Squadra d'Iran. No, il presidente non sa ancora chi giochiamo, ragazzi. Non pensavo. Pensavo con lo tennis. Con lo tennis. Kazan. Beh, domani è una bella partita, no? Interessante con questo Kazan che sa giocare con la cosa in formula. Vero? Ecco, in poche parole il presidente ha detto che sarà una bella gara e... Sempre traduce. Sì, la squadra d'Iran ha allenato molto tempo questa cosa in formula, però secondo me noi siamo forti, ce la faremo di tutto per arrivare in finale. Ah sì, davvero? Grazie mille presidente per queste parole. Coppa della appunto Coppa del Mondo per club, Andrea Burattini. Andrea, benvenuto, grazie per essere con noi. Ci siamo, Itas di Ateca Trentino, che questa settimana ha vestito la maglia rossa, però oggi sarà bianca. Possibilità di toccare il tetto del mondo oggi e quindi di... Italiano sul tetto più alto del mondo, Teso, Radostin Stojic è l'arbitro. E allora adesso si può rincominciare dopo il timeout tecnico, andrà all'attacco, almeno ci prova la Trentino Betflix e qua c'è un fischio ai danni di Antiga ed è parte e dall'altra la bilancia del risultato. Allora si continua a giocare, si continuano a tirare sassate alla Spire Zone Hall. A proposito di sassate, arriva anche questo attacco. Torino doveva lasciare la palla a Kaczynski, però insomma, l'importante è che adesso abbiamo recuperato la palla. Attenzione, Kaczynski tira forte, tiene la difesa delle Belkatov, arriva l'attacco e c'è il giovane e lo dimostra anche in questo caso Kurek. E mi auguro che possa parlare inglese. Allora andiamo dall'altra parte nuovamente, ancora una volta Trentino Betclic è lì sotto e il muro. Signori, anche grazie a questa formazione ovviamente ci auguriamo che se ne parli, ci auguriamo che se ne parli anche tanto, perché questa è una manifestazione importante, ridata mondiale. Questo è l'ultimo punto, questo è il punto che se lo ricorderanno per sempre i giocatori. Leggiamo sullo sfondo: prossima destinazione Marte, ed è un cartello che fa che fa sorridere, ma considerando tutto quello che ha fatto, io dico negli ultimi 5 anni possiamo anche aggiungere di più, ma negli ultimi 5 anni cosa ha fatto questa società? Prossima destinazione Marte potrebbe essere un ottimo striscione che si sposa alla perfezione con gli sforzi, con quello che ha fatto davvero la società delle l'Itas di Ateca in Trentino, la Trentino Volley, la Trentino Betclic è campione del mondo, è campione del mondo. Andrea, incredibile. Sì, incredibile quello lavoro, lottare giorno dopo giorno con tutto quello che c'è, che ci abbiamo contro ogni giorno e arrivare a questi risultati. Pazzesco, incredibile, una cavalcata
micidiale, pazzesco, si tolgono le magliette, tifose, sì, sì. C'è la gestione degli allenamenti, dello staff, della società, c'è la Trentina, è campione del mondo. Allora le bandiere, giallo-blu, Trento, ecco Bari, Andrea. Eccolo qua, Bari, quanto arena, tutta Trento, insomma adesso verrà conosciuta. Cormio anche lui, eccolo Cormio. Al top in questa partita adesso basta. Abbiamo vinto qualcosa nel quarto. Salvato la stagione. Salvato la stagione. Calma, basta. Adesso basta. Pensiamo a Modena. C'è il zoom sotto, ragazzi, mi dispiace. Faccio una citazione. Ragazzi, no. Adesso siamo qua in spogliatoio. Io devo ringraziare tanto, cazzo. Al nostro libero maledetto che mi ha fatto. Bravo, Renzo!